Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Oggi, come avete letto dal titolo che già vi dice di che cosa parliamo, affrontiamo l'argomento che da un po' di tempo se ne parla. Una volta, qualche anno fa, sembrava una cosa utopistica, cioè la consegna di qualsiasi prodotto con un drone. Io utilizzo un drone a livello amatoriale, quindi cioè sporadicamente, comunque in zone dove posso volare, eccetera, eccetera. E già ai tempi se ne parlava, sarebbe bello poter fare questa cosa. Bene, dal 2022 Amazon effettua delle consegne nel raggio di 6 km dai punti base in California e in Texas. Praticamente ci sono delle postazioni, delle basi, chiamiamole così, passatemi il termine, dalle quali i droni partono e vanno a effettuare le consegne presso gli utenti che hanno effettuato l'ordine. Naturalmente il peso del pacchetto è abbastanza limitato, però nel frattempo si ha la possibilità di inviare questo drone e in maniera del tutto autonoma a questo range per poter effettuare la consegna, e addirittura dall'ordine in alcuni casi si arriva a tempi di un'ora, quindi nel lasso di tempo di un'ora voi ricevete il vostro pacchetto a casa. Siamo sull'ordine dei 2,5 kg come volume che può trasportare questo drone. In Italia finalmente sta arrivando anche da noi saremo la nazione pilota, oltre alla Gran Bretagna, il Regno Unito, dove praticamente noi verremo utilizzati come test di lancio. E da fine 2024, come ha detto David Carbon, che è il vicepresidente di Prime Air, che sarà questa nuova branca di Prime, dove voi potrete andare a selezionare la consegna col volo del drone. Però attenzione, adesso approfondiamo un pochettino la cosa, perché all'inizio non sarà proprio così. Quindi entriamo un pochettino più nel dettaglio per quello che riguarda la nostra nazione. All'inizio non saranno consentite le consegne a tutti gli utenti che hanno Prime. Ci sarà una selezione di persone che possono ricevere questo servizio. Praticamente Amazon sta facendo una mappatura del territorio nazionale e all'inizio le consegne avverranno solo nelle villette con giardino privato. Quindi nel momento in cui queste persone andranno a effettuare l'ordine, Amazon dovrebbe riconoscere l'utente e autorizzarli per la consegna col drone. Questa cosa è molto innovativa. Il peso dichiarato poi è di 2,26 kg che può trasportare questo drone, e avremo il modello MK30 in Italia, che è un upgrade rispetto al suo compagno statunitense, nel senso che i chilometri come raggio di azione passano da 6 a 12 e naturalmente anche qui in Italia bisognerà pensare a delle postazioni di partenza dove ci sarà tutta una logistica, perché se voi provate a pensare come era prima la logistica, prima di Amazon che inserisse il Prime come tipo di consegna, tu facevi un ordine, poi passavano parecchi giorni se non settimane prima che ti arrivava il tuo pacco a casa. Voi provate a pensare quando Amazon ha introdotto il Prime e nel giro di 24-48 ore ti effettuava la consegna, è stata una cosa veramente sconvolgente, cioè un qualcosa all'avanguardia. Per poter arrivare a questo tipo di consegna così capillare, così veloce, puntuale, Amazon ha dovuto comunque rifare tutta l'infrastruttura della sua azienda per consentire alcuni automatismi, e questo purtroppo poi si potrebbe entrare nell'ambito del come lavorano e come vengono a volte sostituite le persone, perché gli automatismi si sa che nella maggior parte dei casi sostituiscono persone che prima lavoravano lì. È vero, però purtroppo non voglio entrare in questo ambito. Io volevo solamente informarvi che Amazon ha pensato a questa cosa. Anche i padroncini o comunque le persone che fanno consegne per Amazon non penso andranno a sparire, perché il trasporto su ruote, ad esempio, se voi comprate un televisore che sia anche un 26 pollici non ve lo può portare un drone per adesso, quindi il trasporto su ruota verrà sempre. Però tornando al nostro discorso, Amazon dovrà anche pensare ad un'infrastruttura un po' più articolata per poter
a ricevere l'ordine, prepararlo e dopodiché dare al drone l'informazione che l'utente Paolo Rossi abita in quella zona e che può ricevere il pacco tramite il drone. Quindi partirà questo drone in totale autonomia. Si dice anche che può resistere ad una lieve pioggia e in più a delle condizioni meteo anche avverse, quindi mi viene in mente forte vento piuttosto che. Dovrebbero essere dei droni abbastanza importanti, poi dopo si vedrà. Comunque la cosa è imminente. Naturalmente, oltre a parlare di commercio, si è dovuto parlare anche di licenze per poter volare sul territorio. Quindi, essendo dei droni, si è interpellata ENAC e ENAV. Questo per poter regolamentare poi la movimentazione, anche perché provate a immaginare, già ci sono tante persone che come me e sono gli amatoriali, persone che ci lavorano con i droni, quindi professionisti, aerei, zone dove si fanno lezioni di volo per aeroplani. Sono tante le condizioni che si verranno a creare di traffico a livello aereo. E adesso bisognerà capire se gli concederanno una fascia di volo piuttosto che, non lo so, vedremo tipo quei film futuristici 2099, questi droni che sfrecciano tra di loro, anche perché sono dotati di qualsiasi sensore anticollisione. Infatti Amazon dichiara non ci saranno problemi per i passanti, non ci saranno problemi per anche le infrastrutture, piuttosto che i condomini proprio. Non avverranno degli incidenti o dei danni a cose o persone, tirandole sopra. Altra cosa, ha già detto che però la tecnologia per effettuare anche le consegne nei condomini è già presente in questo drone. Dovrà essere probabilmente smussata su qualcosa, perché se no... Quindi, primo lancio campione per la fine del 2024 di questa nuova tipologia di consegna. E poi, secondo me, da lì a poco avverrà anche la consegna per i condomini. E lì Amazon sicuramente la farà da padrone. Cioè, una volta che hai una logistica così capillare, in più hai questa innovazione della consegna col drone, più la consegna con le ruote, le 24 ore, addirittura col drone, più o meno un'oretta vi arriva anche la roba, basta, sbaragliato il mercato. E con tutte le conseguenze positive e negative. Ora vi ripeto, io ve la passo come informazione che ho letto e ve la do così in pasto, poi macinatela voi e tiratene voi fuori le somme, traetene voi le vostre considerazioni. Fatemelo magari sapere qui sotto nei commenti, perché è un qualcosa che sembrava utopistico ma che è arrivato realmente, e se voi un domani sareste interessati a voler usufruire di un servizio di questo tipo, che per di più verrà compreso in Prime questo tipo di servizio. Poi non lo so se più avanti questa cosa diventerà pagamento, perché è un servizio in più, quindi potrebbero aumentare, se vuoi utilizzare Prime Air, potrebbero aumentare l'abbonamento Prime, un po' come si sta parlando della nostra amica, ma la versione Pro, che dovrebbe avere un abbonamento perché introduce l'intelligenza artificiale. Chi non l'ha visto può andare a vedere, due video fa abbiamo parlato di questa cosa. Quindi io aspetto un po' di commenti da voi qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate, e io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo, ciao ragazzi.